Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Favaretto e sono docente di ricerca operativa presso il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il titolo di questo corso è Matematica di base, non è un titolo molto accattivante, è un titolo banale forse, però quasi tutti i testi che si occupano di questi argomenti si chiamano così, e allora è il titolo più semplice, diciamo, più forse adeguato. Ora, gli obiettivi del corso sono principalmente due. Il primo obiettivo, che noi ci poniamo è di permettervi di ripassare contenuti e concetti che sicuramente avete visto in qualche momento della vostra vita. E abbiamo scelto alcuni concetti, sia per questioni di tempo ma anche per questioni di importanza. Riteniamo che questi siano i concetti, diciamo, più importanti sui quali battere, più importanti da ricordare, perché saranno quelli più usati nei primi anni di università. Ora, l'obiettivo è quindi quello di permettervi di affrontare serenamente i primi esami di matematica che vi troverete ad affrontare. Questo perché riteniamo importante un ripasso di questo tipo? Perché ci siamo accorti negli anni che le difficoltà principali che gli studenti incontrano in questi esami del primo anno, primo o secondo anno, sono proprio su questi concetti, non tanto sulle cose nuove che noi proponiamo, quanto su concetti che già dovrebbero avere e che noi non ripassiamo se non in velocità. Quindi l'obiettivo principale è ricordate queste cose perché vi saranno utili. Il secondo obiettivo, comunque molto importante, è quello di farvi capire, di cercare di farvi capire con questi argomenti un po' più complicato che con cose un po' più sofisticate, però ci proviamo, cercare di farvi capire che la matematica serve. La matematica serve per affrontare i problemi reali. Il nostro modo tipico di lavorare è considerare un problema qualunque, la definizione dei percorsi in un servizio di raccolta rifiuti, oppure la definizione di un orario scolastico, potrei elencarvene tantissimi. Allora, partire da un problema concreto e cercare di costruire un modello matematico in grado di rappresentare questo problema. Il fatto di costruire un modello matematico non è solo perché noi amiamo la matematica e ci piace vestire tutto come matematica, ma perché prima di tutto il fatto di costruire un modello ci obbliga a conoscere bene il problema. E quando andiamo a scrivere un'equazione, una disequazione, in realtà deve essere precisa, quindi il problema deve essere chiaro, il problema che vogliamo affrontare deve essere chiaro nei suoi obiettivi, nei suoi vincoli, in tutto. E poi anche perché una volta che abbiamo un modello quantitativo in grado di ben rappresentare un problema, abbiamo un sacco di strumenti matematici a disposizione per risolverlo. Risolviamo un modello e quindi risolviamo anche il problema che il modello rappresenta. Questo è un modo di lavorare tipico di chi si occupa di matematica applicata, ricerca operativa in particolare, ed è un modo, diciamo, che permette anche di cogliere l'importanza e permette di avere degli stimoli anche nello studio della matematica. Il più bel complimento che mi sia stato fatto negli anni da uno studente che si è laureato con me e che ora ha fatto carriera in azienda è che le cose che gli hanno permesso di distinguersi nel mondo del lavoro sono stati gli esami che ha seguito con me, ma non tanto per i concetti, perché poi i concetti, i contenuti sono, diciamo, una scelta, magari che varia di anno in anno, ma per la mentalità che aveva acquisito, proprio questa, quella di vedere un problema dal punto di vista quantitativo. Questo gli ha permesso, negli anni di lavoro, gli ha permesso di distinguersi da un sacco di situazioni e di persone che invece questa capacità e questa mentalità non avevano avuto modo di acquisire. Spero che si possano raggiungere questi obiettivi e vi auguro un buon lavoro.